uguale. Quanto mi sei? Dal lavoro? Siamo pronti? C'è un commento da questa azione. Non ho niente da dire. Vogliamo fare questi cambiamenti, no? Sì che dobbiamo fare. È un po' difficile fare questi cambiamenti. Come a mandarci, ma come si mettono in altri qua? E come sta tua vita? Vieni a calma che sotto la luce. Ragazzi, forza! Dove no? No, no, ma io non vivo. Poi ce le mandi, quindi paghiamo, ti paghiamo, noi possiamo pagare. Salvatore, davanti a tutti, noi paghiamo a tutti. Noi ci stiamo. Ci sta.
Tiraci su. Cioè, perché non lo so, è la nostra, è la prima volta, dobbiamo rivendicare la qualità dell'aria del nostro territorio che respiriamo. Da diversi anni viviamo una grave situazione ambientale, creatosi dall'insediamento di un impianto di stoccaggio di rifiuti urbani, in particolare della frazione umida. I continui miasmi potenzialmente provenienti dall'impianto di stoccaggio di cui tanto se ne parla hanno reso ormai invivibile la quotidianità, è una condizione insopportabile. Basta, no alla puzza! No, bravo! No alla puzza! 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 Ma che tu vuoi puzzare? Ma che tu vuoi puzzare? Ma tu che andiamo? C'è un tabacco! Perché proprio qualche generale! Oggi tutti insieme in questa manifestazione di protesta ci proponiamo di difendere il diritto alla salute. Vado con l'ok. Di attivare tutti i procedimenti possibili atti a finanziare all'adozione di tutte quelle misure di prevenzione a tutela della salute di tutti noi cittadini del territorio interessato. Ai miasmi, no alla puzza, no alla puzza, no alla puzza, no alla puzza. È l'insediamento produttivo di cui trattasi. No alla puzza, no alla puzza, no alla puzza, no alla puzza, no alla puzza. Scusa, ma non è no, ci vuole. Questa puzza si deve togliere al 100%, i nostri figli non ce la fanno più, i nostri figli non ce la fanno più, è una schifezza questa puzza. Primo commento, era pure ora, insomma, i provvedono un po' a questa puzza, riguardo che stanno arrivando un mucchio di malattie, per causa della puzza, per causa della munnezza, per dire la parola più paesano, di provvedere tutte le amministrazioni comunali, provinciali e regionali di avere subito provvedimenti, altrimenti sarà molto tardi quando poi si svegliano. Siamo tutti malati, specialmente ai bambini, ai politici specialmente, quelli che comandano anche di più, di provvedere subito. Non pensano solo ai cazzi suoi. Va bene. I soldi li spendono per la salute di tutto il popolo. C'è da parlare una settimana, ma purtroppo il succo è questo. I nipotini stanno un guaiato, noi abbiamo visto qualcosa così, ma i nipotini nostri qua non so che fine faranno con questa puzza puzzolente, inquinante, non ce la facciamo più. Basta, devono crescere sani i bimbi di adesso. Devono muovere tutti quanti. Ma Giuseppe, parla tu. Qualche dichiarazione spontanea? No, ha rilasciato un chiave. Allora, che fino di persone. Importante è
oggi piace il pomodoro, eh? Dove che c'è? Mi sono chiesto proprio senza colori politici. Senza la manifestazione. Non è un colore politico, guarda. Abbiamo detto anche. No, abbiamo finendo di parlare. Abbiamo detto anche che questo è essere più istituzionale, purtroppo. Ma mi sembra questo che è sul fatto che non per rompere. Sei piano! Stanno le telecamere! Un applauso! Andiamo, ragazzi, andiamo! Andiamo per la causa, andiamo solo per la causa! Andiamo per la causa, non per la politica! Perciò lei pensa che debba essere prima a dire io sto con la gente, non con il sindaco!